alla fine, dottore, anche sto Natale ci stiamo arrivando. Ce lo siamo la tavoletta dei coglioni, eh? No, non ancora. Non è ancora, tra l'altro. Qual è? L'ottavo da quando abbiamo iniziato? Credo di sì. No, è il settimo. Il settimo? Non ci siamo impegnati abbastanza. E comunque benvenuti su Obels, il mio canale su YouTube italiano, con il dottor Meg. Il signor. No, comunque l'ottavo. E questo è lo speciale di Natale, l'ottavo speciale di Natale di Obels. Speciale di Natale è sempre più faticoso da fare, esattamente come per le registrazioni, stiamo facendo una fatica inenarrabile. Molti si sarebbero già arresi, noi invece stoicamente continuiamo. Stupidamente, insomma. Io non ci darei degli aggettivi totalmente positivi a prescindere. Vabbè, è bello ogni tanto crederci. E effettivamente stiamo facendo una grandissima fatica, ma lo vedete, da prima con la nascita delle Obels Live e delle live in due posti diversi. All'epoca c'era il problema del Covid, quindi. E adesso con la prole che cresce non è migliorata la situazione. Assolutamente no. La cosa che invece sta male, perché il problema è È anche dalla mia parte, non si creda lei di avere l'esclusiva sulle malattie. Esatto. Che c'è il giovine Elmo che un giorno sta bene, poi sta male una settimana, poi torna all'asilo un giorno e sta di nuovo male un'altra settimana. Giusto. Assolutamente, facciamo della concretezza il nostro vessillo e la nostra concretezza sta male. E però insomma dai, cerchiamo comunque sia di metterci pezze qua e là. Abbiamo comunque le nostre serie che andranno avanti ancora per tanto tempo. Non faremo probabilmente tutto quello che avevamo detto di fare. No. Ad esempio, no? Se volessimo proprio rompere i coglioni a spoiler. Questo Stuntman 2. Allora, l'abbiamo iniziato. L'abbiamo iniziato. E mi sa che l'avevamo anche dichiarato questa cosa. Più di una volta, purtroppo. L'abbiamo iniziato. Allora, il signor Lule mi aveva sempre detto: Stuntman 2, noi lo iniziamo. A lei non le piacerà. Cosa è successo? Aspetta, c'è da fare un distinguo. Allora, c'è da fare un lungo. Noi l'abbiamo iniziato, poi è uscito una serie. Lo possiamo dire, perché tanto lo sanno, Cuphead, i DLC. Prima ancora mi sa che è uscita Travis. Ah, sì? Quindi diciamo che noi eravamo partiti così bellamente a farlo, però sono uscite due serie che ci interessavano di più. Esatto, soprattutto Cuphead, che è una... comprato, e se voi ancora non l'avete visto. No, ancora non è uscito. Però il signore l'ha aperto dei buoni. Ah, sì, mi sa che l'avevo preso in prevendita. Addirittura appena... in prevendita? No, cioè, meritava, visto quello che avevamo visto nel gioco originale, era un gioco da avere assolutamente. E, devo dire la verità, lo vedrete, ma... E lo diremo. Ha sostanzialmente... uno dei migliori giochi giocati quest'anno e forse uno dei migliori portati sul canale. Ma proprio ci metto la mano sul fuoco su questa cosa. A livello di bilanciamento tra... Sì. È un gioco che non ci ha stancato. Non è arrivato a essere frustrante, se non magari... In alcuni piccolissimi momenti che non... non abbiamo, insomma, evitato di esternalizzare. E lì il mio lavoro di... post produzione sarà assolutamente importante. Certi inni alla lode del Signore e a tutti. Che comunque sotto Natale ci sta, devo dire. Esatto. Però gran gioco, davvero davvero gran gioco. E quindi non sappiamo il destino di Stuntman 2 quale sarà. Anche perché effettivamente di carne al fuoco ce n'è parecchia. Abbiamo cose da finire, cose da portarvi. Effettivamente non sappiamo neanche noi come organizzarci, posto che Cuphead sarà quasi sicuramente la prossima serie che vedrà la luce sul canale, ma una volta che finirà Travis Strikes Again, quindi ne parleremo almeno non prima di metà del prossimo anno. Ok.
vedremo poi che cos'altro. Guarda, ci sono dei Just a Taste che prima o poi usciranno, anche lì non sappiamo dare delle tempistiche, però ci sono diversi episodi, sono 8 episodi, 7-8 episodi, 7-8 episodi nuovi, e anche quelli, insomma, vediamo di farli uscire in maniera che voi abbiate sempre qualcosa da vedere. Poi sono le Hobbes Live, quelle non ve le farò mai mancare, soprattutto nel periodo natalizio dovrei avere il tempo materiale di finirne uno, e poi in realtà dovrei finire anche gli altri, perché se dobbiamo proprio guardare il pelo nell'uovo, Gran Turismo 7 va finito, Gran Turismo 3 va finito, e abbiamo un po' di arretrati da sistemare, però insomma. Ma ripeto, alla fine l'importante è Stuntman 2, quello proprio fondamentale. Certo, cioè, guardi, sarei quasi più convinto a iniziare ad attaccare Mercenary Kings, il che è tutto un dire. No. Ma un bel Just a Taste di Max. Finiremo prima Army of Two the Devil Cartel. Questa è o un eventuale Evoland 3, che dovrà uscire un Evoland 3. Io onestamente sono più in ansia per un eventuale seguito di Hotline Miami, per motivi che non vi posso dire, ma che capirete a tempo debito. E però insomma, secondo me Evoland ce lo devono buttare dentro per forza, e se lo mettono dentro ovviamente dovremmo giocarlo per lamentarcene subito dopo, per lamentarcene lei. Allora, no, o meglio, Evoland 2 ha parecchi difetti, uno soprattutto è che quando non gestisci bene avanti dietro nel tempo, secondo me ti fai male. Evolen si fa male. E noi ci siamo fatti male andando dietro, e quindi molto bene. Mi sono sentito come l'anziano 88enne con il proiettile della prima guerra mondiale infilato nel deretano. Panico nella sala d'aspetto quando ho iniziato a fare tirami il dito, perché se sganci un ordigno dalla prima guerra mondiale, effettivamente potrebbe essere, insomma. Ciò detto, il futuro è quello che è, insomma, quello che avete avuto modo di capire dalle nostre parole, quindi una serie principale, qualcosina che ci gira attorno, insomma, cerchiamo di riempirvi il tempo nel migliore dei modi, come abbiamo fatto in tanti anni, come cercheremo di fare ancora per tanti anni. Resta da dire una cosa che forse l'avrete già visto, c'è un piccolo premiere che vi aspetta, è un piccolo cadeau che ci siamo sentiti di fare, non vi diremo assolutamente di che cosa si tratta, però merita di restare lì in attesa e vedere, perché sì, poi avrete modo di dire, magari se riesco sarò presente con voi nella premiere, non so il dottore, mi sa che lei è in partenza, sì. Quindi niente, però insomma diciamo che ci vediamo in lista attesa, eh? Ricordatevelo che c'è quel regalino, perché sai, dopo uno ci rimane male, ah, ma io volevo esserci, volevi. Lo diceva anche la moglie mentre seguiva la partita, purtroppo non c'eri, e dopo uno trova dei sotterfugi. Molto bene, direi che per questo Natale è tutto. Noi vi auguriamo tante care cose, e ovviamente non possiamo chiudere il nostro video senza dirvi: fate come sempre tanto l'amore, anche Natale insieme al Pandoro, capito? Usate il Pandoro per darvi la spinta, no? Cioè proprio la palombella sul Pandoro per agevolarvi poi i compiti. Ricordate che Demiurgo è la parola che salve al mondo, anche a Natale, soprattutto a Natale. Difendatevi dalle Silvia bionde messicane con gli occhi azzurri. Vestite da Babbo Natale. Assolutamente. O dal piccolo elfo di Babbo Natale. Assolutamente, deprecabile. La Silvia bionda è un po' come il Krampus. Arriva lì, vi ruba i regali. E poi vi sfotte, perché anche stronzo. E vi dice: è colpa tua. Ecco, quello lo dirà sicuramente. Chi guida la omonima macchina, e potrebbe essere il vostro vicino di casa. E vi invitiamo a seguire altre serie, prima fra tutte, dottore. Cosa gli diciamo? Guardate, io non so se avete. Lo sapete, ma noi abbiamo fatto in passato. C'è chi non lo sa. Penso sia una novità per lei, signor. Tutta l'abbiamo fatta, ci manca solamente quel gioco maledetto con i motoscafi per il cellulare, guardi, lo faremo prima o poi adesso vediamo, magari nel regalo,
Chi può dirlo? E niente ragazzi, buone feste, mi raccomando soprattutto guardiano, non beviamo troppo che dopo ci piglia male, questa è una cosa che sappiamo noi, e niente ragazzi, a presto, sempre soltanto su il canale sul tubo italiano, il canale senza luminarie, grezzo come è sempre stato. Ciao.